72esima edizione tutta in negativo, quella che dal 23 al 25 gennaio Pitti Immagini dedica ai filati per maglieria. Dai dati del bilancio preconsuntivo a cura del Sistema Moda Italia, il fatturato della filatura italiana dovrebbe archiviare un decremento del meno 7% su base annua. Da parte delle aziende le reazioni alla crisi sono comunque orientate verso il rinnovamento, la ricerca di nuove estetiche, l'esportazione. Linea Più, presenza storica a Pitti Filati, si mantiene fedele alla produzione di altissima qualità, anche per posizionarsi sui mercati esteri, creando prodotti innovativi e sviluppando ricerca, come dichiara il suo proprietario Alessandro Bastagli. Il mercato è molto contratto, i consumi sono contratti, la competizione è forte e probabilmente noi, producendo in Italia un prodotto tutto italiano, con dei costi tipicamente italiani, non possiamo permetterci di scendere su cose di prezzo e di minor qualità. Abbiamo fatto una scelta ben precisa, è quella di puntare alla qualità e all'innovazione, e questo mi auguro possa aiutarci a superare questa crisi almeno in parte. Poi bisogna puntare sicuramente sul servizio, bisogna puntare sui rapporti umani con i nostri clienti, rapporti ormai consolidati in oltre 30 anni di collaborazione. E questi sono i punti di forza che sicuramente ci possono dare una grande mano. Quali sono i mercati dove siete presenti? Beh, noi siamo sempre presenti con un buon 50% sul mercato italiano e un 50% sul mercato estero. Cerchiamo di potenziare molto il mercato estero, perché là è dove probabilmente si possono sviluppare dei numeri interessanti per combattere quella flessione di consumi e di richiesta di prodotto nel mercato italiano. Potenzialmente noi abbiamo 4 sedi che rappresentano lo sviluppo di Linea Più all'estero, che sono il nostro ufficio di Parigi, un punto di forza, la Linea Più Germania con sede a Monaco, la Linea Più USA con sede a New York e la Linea Più Asia con sede a Hong Kong.